Creazione e dissoluzione, poi di nuovo creazione, poi ancora dissoluzione. È crescita e poi decadimento, poi trasformazione. Forse tutti questi infortuni del Milan altro non sono che parte di questo immenso processo che è la chimica. Walter White, il protagonista della serie Breaking Bad, direbbe così: la chimica è lo studio delle sostanze, ma io preferisco vederla come lo studio dei cambiamenti. Ad esempio, pensate a questo. Elettroni. Loro cambiano i loro livelli di energia. Molecole. Le molecole cambiano i loro legami. Elementi. Si combinano e cambiano in composti. Beh, questa è la vita, giusto? Cioè, è la costante, è il ciclo. Creazione e dissoluzione, poi di nuovo creazione, poi ancora dissoluzione. È crescita, poi decadimento, poi trasformazione. Crescita e decadimento, creazione e dissoluzione. Al Milan lo sanno bene. 2 anni fa, quando Stefano Pioli arrivò, la squadra allenata da Giampaolo era alla frutta. Nessuno correva, nessuno sapeva cosa fare, nessuno dava l'impressione di poter ambire a nulla. Era una squadra destinata a galleggiare a metà classifica per sempre, continuando a fallire qua e là, senza mai dare l'impressione di poter fare qualcosa di grande. Poi però, dopo il lockdown, tutto cambiò. La squadra iniziò a correre a mille, a segnare caterve di gol, a vincere. Come Walter White, Pioli fu in grado di trovare la formula per trasformare una rosa così così in un prodotto pressoché perfetto, e anche perdendo qualche elemento fondamentale riuscì a mantenere comunque l'eccellenza. Tuttavia, Breaking Bad ci insegna appunto questo: la vita, come la chimica, è in costante evoluzione e a ogni azione corrisponde una reazione. Walter, diventando Heisenberg, accumulò milioni di dollari, ma allo stesso tempo sacrificò parte della sua umanità, del rapporto con la sua famiglia, della sua essenza. Il Milan, in 2 anni con Pioli, ha vinto 57 partite su 100, con una media di 1,96 a partita. Tuttavia, proprio in questi 2 anni, e in particolare nell'ultimo, ha un andamento incredibile in campo e corrisposto a un numero enorme di infortuni tra i giocatori. L'anno scorso, a causa degli infortuni, nel girone di ritorno crollammo. Quest'anno, nonostante tutte le indisponibilità, stiamo continuando a vincere praticamente ogni partita, eccezion fatta di quella col Porto. Ma resisteremo? Domani, per la trasferta di Bologna, avremo 9 giocatori fuori. Teo e Ibrahim sono ancora positivi. Pellegrini non sappiamo bene cos'abbia, così come Messias. Rebic si è fatto male contro il Verona e ha che sia venuta la febbre. Walter White, nel suo più grande male, trovò anche la spinta per diventare grande. Al decadimento seguì una trasformazione. Il Milan di Pioli in questi 2 anni è diventato grande, ma sta pagando i risultati con tutti questi infortuni. Ma può esistere un modo per evitare che tutti questi giocatori si facciano male continuando allo stesso tempo a fare bene in campo? Davvero giocare al massimo equivale a farsi male ogni volta che si scende in campo? Non lo sappiamo. E forse a questa domanda mai si troverà una risposta. Neanche Walt sapeva se si sarebbe mai ripreso. E per questo un'altra sua storica citazione presa dalla serie è la seguente: bisogna continuare a vivere, andare avanti. Anche noi dovremmo superare e continuare a vivere, perché non possiamo fare altro. Dobbiamo sopravvivere. Dobbiamo sopravvivere e andare avanti nonostante tutti questi infortuni. E se c'è una grande similitudine tra il Milan di Pioli e Heisenberg è proprio questa: la volontà incessante di superare ogni tipo di difficoltà. A volte può andare davvero male e magari fallisci, come nel caso della sfida contro il Porto, in cui si è davvero sentita la necessità di ricambi. Ma in molti altri casi, se vai avanti, vinci. Nel più grande momento di difficoltà, Walter trovò l'aiuto decisivo di un ragazzo biondo, emarginato, considerato ormai irrecuperabile, che invece si dimostrò l'uomo giusto al momento giusto per lui: Jesse Pinkman. Nel momento di peggiore difficoltà del Milan, in cui mancano Rebic, Brahim, Florenzi e Salmeker è stanco, Pioli contro il Verona ha trovato l'aiuto di un ragazzo biondo, emarginato, e che si è invece dimostrato l'uomo giusto al momento giusto: Samu Castiglieco. Chi l'avrebbe mai detto che Jesse Pinkman potesse diventare un personaggio così importante? L'idea originale dell'autore era quella di farlo sparire al termine della prima stagione, ma solo un caso fortuito, ossia lo sciopero generale degli sceneggiatori di Hollywood, fece sì che lui restasse nella serie, diventando così un personaggio iconico. Chi l'avrebbe mai detto che Castiglieco potesse diventare un giocatore così importante per il Milan? Doveva partire, e fino all'ultimo giorno di mercato è stato lì per fare le valigie. Spezia, Granada, Russia, doveva andare dappertutto, ma alla fine era stato qui. E per un caso fortuito, ossia l'emergenza infortuni che ha colpito il Milan in questo autunno, si è ritrovato a scendere in campo contro il Verona, salvando la sua squadra e risultando l'uomo della partita. Tra l'altro, al Milan c'è anche un altro ragazzo biondo, emarginato e considerato ormai in partenza, Andrea Conti. E chissà che non riusciremo a sfruttare anche lui nel momento del bisogno. Creazione e dissoluzione, poi di nuovo creazione, poi ancora dissoluzione. Tutti questi infortuni sono una piaga, una maledizione, un male che sta distruggendo il Milan, ma in qualche modo finora la nostra squadra è stata in grado di sopportare tutto questo. Questi infortuni forse decadranno, e tutta questa sfortuna prima o poi si trasformerà in vento favorevole. In queste 99 partite di Pioli molti giocatori si sono fatti male, ma non dimentichiamoci degli anni passati, quando oltre ad avere infortuni su infortuni facevamo pure schifo in campo. Ora, grazie ad allenamenti forse un po' più rischiosi, abbiamo visto le migliori versioni di Kessié, di Calabria, di Kier, abbiamo ritrovato Romagnoli. Gli infortuni sono il risultato di una preparazione volta a ottenere il massimo, e speriamo che questo massimo presto arriverà. Crescita e decadimento, poi trasformazione. È la chimica. You're goddamn right.